breve viaggio con i ricercatori alla scoperta di nuove terapie antitumorali. L'isolamento delle cellule tumorali mammarie inizia in sala operatoria, dove la massa tumorale viene asportata dalle pazienti tramite operazione chirurgica. Il lavoro dei ricercatori inizia invece in laboratorio, dove, in condizioni di sterilità, un piccolo frammento del tessuto tumorale viene processato al fine di isolare le cellule neoplastiche. Il tessuto tumorale viene ridotto in frammenti più piccoli tramite l'utilizzo di bisturi e forbici. La frammentazione del tessuto è importante per permettere la successiva dissociazione delle cellule dal campione. Al fine di riuscire ad isolare le cellule, devono essere eseguiti dei tagli netti sui frammenti tumorali, che vengono così ridotti in piccoli pezzi di dimensioni di circa un millimetro cubo. Successivamente, ai frammenti ottenuti si aggiungono enzimi digestivi in grado di degradare i legami tra le cellule che compongono la massa tumorale. In particolare, gli enzimi utilizzati rompono le interazioni tra le membrane delle cellule e per questo sono indispensabili per la dissociazione dei tessuti. I frammenti tumorali sono posti in un apposito strumento in agitazione, alla temperatura costante di 37 gradi centigradi per 12 ore, al fine di completare la dissociazione meccanica ed enzimatica della massa neoplastica e di consentire così il rilascio delle cellule dal tessuto originario. A questo punto, i campioni ottenuti sono sottoposti a centrifugazione per consentire la separazione delle cellule da residui dei tessuti circostanti. Si otterranno così due fasi: una fase liquida nella parte superiore della provetta, mentre le cellule si depositano sul fondo. In seguito all'eliminazione della fase liquida, le cellule vengono prelevate e trasferite in piastre che ne consentono la crescita. Nelle piastre, le cellule tumorali vengono mantenute in un mezzo di coltura cellulare che contiene i nutrienti necessari a farle crescere, così che in pochi giorni riempiranno tutto il fondo della piastra. Tramite un microscopio a fluorescenza è possibile visualizzare le cellule tumorali colorando il DNA e le proteine contenute al loro interno. Infatti, tra le caratteristiche principali delle cellule tumorali vi è la capacità di crescere in maniera incontrollata e illimitata. Al microscopio si può osservare la duplicazione delle cellule tumorali come mostrato nei cerchi rossi. Inoltre, alcune cellule tumorali hanno anche la capacità di muoversi, ciò le rende particolarmente aggressive. Infatti, l'aggressività di alcuni tumori dipende dalla loro capacità di invadere i tessuti vicini e di raggiungere anche organi molto distanti, creando quelle che vengono definite metastasi. La capacità delle cellule tumorali di crescere e muoversi viene regolata da specifici geni. In laboratorio si può studiare come questi geni vengono modulati. Oltre ai geni, è possibile studiare anche le proteine, cioè le molecole che sono responsabili della crescita e delle metastasi delle cellule tumorali. L'identificazione delle proteine coinvolte nello sviluppo dei tumori consente la sintesi e l'utilizzo di farmaci mirati alle specifiche alterazioni delle cellule tumorali di ogni singolo paziente e dunque permette di realizzare la medicina di precisione che potrebbe consentire la completa guarigione dalle neoplasie.